Siamo qua al Salone di Torino per il secondo anno, perché in realtà perché siamo venuti a presentare quello di Brenda Lodigiani, Accendi il mio fuoco, ma anche per ricordare che c'è sempre il nostro libro in libreria, Mai dire noi, che ha già venduto 20.000 copie, ma hanno ristampato, per cui ce ne sono ancora disponibili. Se volete, compratelo. Divertente, c'è un sacco di aneddoti, di curiosità. Vedete voi. Sono di Torino, siamo trovati bene, ci portano in giro, cioè abbiamo una specie di badante di Mondadori che ci fa andare negli stand, eccetera. Mi fa molto piacere vedere tantissimi giovani a questo salone, che credo sia un bel segnale per la società italiana. Ciao a tutti, ho deciso di scrivere questo libro un po' di tempo fa, Accendi il mio fuoco, sicuramente parte da una nota autobiografica, ovvero la mia mamma è una sinta, il mio papà no, è un gagio, e io sono sempre stata a metà, diciamo come un ponte fra queste due culture. È stata un'esperienza meravigliosa avere il tempo per scriverlo, è un libro che consiglio a tutti, non solo perché l'ho scritto io, ma perché secondo me può creare molta empatia. All'interno di questo libro infatti ci sono tanti temi, anche il tema appunto della maternità, il modo di vivere la maternità, un modo un po' diverso, ecco. Questo è sicuramente un libro che ha dei lati molto divertenti, ma come tutti dicono fa anche molto riflettere. No, però fa riflettere davvero. Ciao Rete 7, Jalapas Band, ciao, ciao Rete 7.